microphone check, Michael, microphone check. Noi nel campo della progettazione dei negozi abbiamo fatto negozi, eventi, stand, abbiamo fatto grosso uso della nostra esperienza teatrale, sia per quanto concerne i materiali, sia per quanto concerne alcune tecniche tipo luci, tipo movimenti o quant'altro. Le grandi marche hanno necessità di un impatto sul pubblico sempre diverso. Si cerca in ogni modo di attirare l'attenzione del pubblico sul proprio marchio, delle volte anche con immagini particolari che forse non hanno nemmeno un'attinenza precisa col prodotto che si vuole vendere. L'importante è che abbiano una grossa potere di attrazione nei confronti, quindi la ricerca della spettacolarità. Nella standisca si cerca di far avvicinare lo stand il più possibile il pubblico, a volte anche con effetti speciali, con qualcosa che si muove o qualcosa che sia accattivante. Anche già la forma dello stand deve incuriosire, perché uno stand ha bisogno di schermi e cose varie, però non serve un cubo e basta, lo stand deve essere accattivante, deve creare questa aspettativa, questa curiosità per far avvicinare il pubblico e farlo rimanere il più possibile. Il cliente nello stand lancia voleva soltanto tre pedane che girassero su se stesse. Noi, con la nostra conoscenza, abbiamo consigliato al cliente, perché lo potevamo fare, di creare queste tre pedane che si girassero su se stesse con una macchina attaccata e poi scendessero, e quindi che avessero un doppio perno, sia un fulcro centrale di rotazione che poi due fulcri più attaccati per far scendere la pedana. Get on!